Cioè, io continuo a patire l'inferno, devo registrare. Devo pigliare per il culo, io ho dei patimenti allucinanti e devo venire qua, lo faccio perché sono in ordine e mezzo alla gente dopo 2 anni di un massacro allucinante che non dovrebbe essere così. Denti disintegrati dai dentisti, dovrei essere distrutto adesso, secondo il loro progetto che gli sta andando male. E lo dico, non ho come lavarmi, non ho come fare le mie cose, e tutto il primo per il culo. Il massimo, qua dal banco adesso che c'è, sono decente. E mi ha detto hai ragione, va bene, andiamo avanti. Sì, ho ragione, devo continuare ad essere massacrato così. Io stamattina mi sono svegliato, non avevo la forza di fare niente, spossato. Bisognerebbe svegliarsi pieno di energia, e in realtà ho dormito anche un sacco, ho dormito bene. Non so, io ho 2 anni di video, tre anni di video registrati, nei quali si può benissimo vedere che persona sono, le intenzioni che ho, le cose che mi succedono. Registrato a lungo termine, ancora avanti a massacrarmi, è stata fatta proprio bene la calunnia, dalla famiglia mia. Cioè, sono adulto, ho anche le prove, e andiamo avanti a torturare, a fare le femmine tutto quello che serve su di un uomo, perché poi stia male e diventi nervoso. Per dopo dire cosa? Cos'è che abbiamo scoperto? L'acqua calda, la ruota, il fuoco, sai, cosa abbiamo scoperto a trattare così un uomo? L'unica cosa che viene dimostrata è la paranoia sociale. Cosa faccio? Io sono blindato. Beh, i soldi, posso fare soldi. Se vedete, con i soldi finisce tutta sta merda qua, perché è tutta basata sull'approfittarsi del fatto che sembro indifeso.